Buonasera, buongiorno, non so perché dico buonasera, forse perché sono le 9:30 di sera. Allora, oggi ho visto un video tag che mi è piaciuto molto ed è il video tag dei prodotti che ci faremo rubare. Non ci sono domande, dobbiamo semplicemente elencare questi prodotti che ci faremo rubare e di cui non rimpiangeremo la scomparsa. Io ne ho trovati alcuni, la maggior parte sono di Kiko, anche perché a me personalmente Kiko piaceva molto. Magari nel prossimo video vi spiego perché adesso non mi piace più. Fatemi sapere se ve ne frega qualcosa, così, tanto per. Vi taggo tutte, per cui se volete lasciare un commento o un video risposta, non lasciatemi sola. Allora, iniziamo subito. Il primo prodotto che vi potete rubare è questo qua ed è il fondotinta No Transfer di Bottega Verde. È un fondotinta che costa 18 euro, ma che io ho pagato di meno, tipo in saldo, verso dicembre-novembre, ed è un fondotinta che a me è piaciuto molto per il fatto che comunque avesse un'ottima durata, che non, appunto, non si trasferiva sui vestiti, quindi indossando una maglietta bianca a collo alto questa non si sporcava. Aveva anche un effetto fresco sulla pelle, un odore ottimo anche perché è presente estratto di orchidee e vitamina E. Sappiamo che i prodotti di Bottega Verde sono buoni, però adesso non mi piace più, semplicemente perché l'altro giorno ho provato ad applicarlo e semplicemente la mia pelle voleva aria, l'ho sentito troppo troppo pesante e praticamente sentivo, ho messo un secondo su questa parte della guancia, l'ho dovuto subito togliere perché era insopportabile. L'ho dovuta prendere struccante, non lo riuscivo a sopportare. Mi dispiace molto perché anche, cioè, mi piaceva come fondotinta, proverò a dargli un'altra possibilità, ma c'ho veramente il terrore di provare di nuovo quella sensazione. Comunque ci sono 30 ml di prodotto e scadenza 12 mesi. E di questo prodotto non ve ne avevo parlato nella review sui fondotinta, cipre e cose varie, perché me l'ero dimenticato. Ne sono accorta dopo che l'ho caricato, che avevo anche lui. Altro prodotto che boccio è un pennello, ed è questo qua, che è un pennello da fondotinta di Kiko. C'ha di buono che è un pennello molto morbido e che non perde colore, ma perde pelle. Anche cioè, ho visto molti video di ragazze che dicono che questo pennello perde peli, lo stesso quello di Elf, ma comunque cioè, perdono veramente, cioè, perde davvero tanti peli. È una cosa assurda, cioè, è un pennello che costa 13 euro, non può perdere peli, non deve perdere peli. Io pagando 13 euro pretendo una certa qualità. E se no, a questo punto vado da MAC e mi compro il pennello di MAC perché so che è un ottimo pennello. Mi vedete mezza lucida perché ho il computer, lo schermo aperto per farmi vedere. Che schifo, sono mezza lucida. Comunque, è un pennello che a me non piace. Ho comprato, l'ho utilizzato tre volte, tutti i peli in faccia. Cioè, io la mattina quando mi vado a truccare non è che posso stare a perdere tempo col pennello che perde peli. La mattina devo prepararmi in un quarto d'ora e uscire. Se no l'autobus mi lascia a casa. Per cui io per forza devo avere un buon pennello, un grande pennello. Poi, altro prodotto che boccio è, lo sapete, è lui. È il primer. Oddio, sta luce. È il primer di Kiko. Vabbè, sapete che mi fa schifo. Prima però lo adoravo, infatti l'ho comprato 2 o 3 volte. Però oggi ho
ho notato una cosa che non aveva mai, mai fatto. A parte che è diventato più liquido di prima, lontano naturalmente da fonti di calore e qualsiasi altra cosa. Però ho notato praticamente che qui praticamente sembravo Moira Fey, uguale, identica. Avevo messo solo questo. Pensate se mettevo un ombretto, cosa poteva succedere? Cioè io ho girato la mattina fino alle 2, dalle 8 fino alle 2 con queste righe qua. Ma è possibile? Cioè, una cosa che costa 8 euro, sì, va bene, non è un capitale, ma sono sempre 8 euro che io vado a spendere. Non è possibile. Cioè, infatti non lo ricomprerò più, non so più se lo utilizzerò domani o dopodomani. Preferisco utilizzare quello di Essence perché è migliore. Tutto qui. E costa di meno. Altro prodotto che boccio. Sono queste care quattro matitine. Sono le Eye Pencil matita occhi di Kiko. Sono quattro colori, perché le ho prese queste estate scorsa quando facevano la promozione tipo che costavano 1,90 euro. E allora io ho deciso di prenderle perché non mi sembravano neanche tanto male. Come colori ho il 106 che è azzurro. Vi metto il link in cui ho fatto gli swatches di queste matite, perché qui non le riuscireste a vedere perché è sera. E vi metto il link qua sotto. Poi il 100 che è un tortora, il 103 che è violetto e il 107 che è verde. Devo dire che come colori mi piacciono e anche molto. Il problema è che non scrivono. L'unico che forse scrive è quella verde. Per il resto le altre tre scrivono. Non scrivono. Per non dire per verità. Lui è il mio amico. Si chiama Filippo. Comunque non scrivono, non mi piacciono proprio perché non scrivono. Delle matite occhi devono scrivere sia sulla palpebra sia all'interno dell'occhio. Queste non scrivono da nessuna parte. Scrivono solo sulla mano, a me sulla mano non mi servono. Quindi se le volete, sono anche gratis, ve le potete prendere. Poi. Altro prodotto che boccio, così di Kiko, perché così finiamo la bocciatura Kiko, è questa qua, che è praticamente il, oddio, il Pencil Lip Gloss. Colorazione 08, che devo dire è morbido, non dura, però questa colorazione in sé per sé mi fa sembrare le labbra finte. Veramente una cosa innaturale. Avete presente quando vedete le foto di quelle donne con quei rossetti, con quelle matite che si vede che sono finte, che fanno sembrare le labbra rifatte. Ecco, questa qua mi dà questa sensazione. Stessa cosa me la dà questo rossetto di Essence, che è il 60, che ho adesso addosso, cioè mi fa sembrare le labbra finte. A parte che non colora neanche bene. Però comunque non mi piacciono per niente. Avrò io sbagliato colorazione. Ciò non toglie che non durano. Io devo comprare qualcosa che dura. Se sono i soldi, io non te li passo. Questo è il concetto. Poi passiamo al reparto Deborah. Abbiamo quasi finito. Questa matita, la lip liner. Che è la 196 è praticamente è una matita rosa anche di un bel colore. L'unico problema è che tosta, veramente tosta. Io posso idratarmi le labbra anche per 2 anni, questa rimarrà sempre tosta e mi scartavetrerà le labbra. Se
Se è possibile produrre una matita labbra così tosta, ditemelo. Cioè, io non ho mai visto una matita labbra così dura, mai. È una cosa veramente penosa. Però lei è carina se è carina, in realtà è abbinata al rossetto, sempre di Deborah, che è questo qua che è rosa tipo. Ed è anche un bel colore. Ed è il 532. Il rossetto mi piace, lei mi fa schifo, rubate questa, questo me lo lasciate. Ultimo prodotto che boccio, che ho già bocciato troppe volte, cioè vi sarete fatti due cocomeri quanto una casa, è il mascara. Oddio, non si vede. Così si vede. Definitive Volume and Curl, sempre di Deborah, e che mi fa schifo. Mi fa schifo per il semplice fatto che non volumizza, non allunga, colorare famo de sì, però non dura, si sgretola durante la giornata. Veramente penoso. Cioè io l'ho visto a acqua e sapone anche in svendita. Questo gli fa capire che comunque non è che sia tutta sta gran cosa. E non lo comprate, anche perché ci stanno tre colorazioni, nero, blu e marrone. So perché stavo per dire verde. E mi pare che il prezzo consigliato sia sugli 11,90 euro. Comunque tutti i prezzi dei prodotti ve li metto giù nell'info box. E per i prodotti Kiko vi metto quelli che mi ricordo. Quelli che non mi ricordo non ve li posso mettere perché il sito è in manutenzione, lo stanno aggiornando. E quando il sito tornerà utilizzabile, se mi ricordo perché me lo devo ricordare, vi segnerò gli altri prezzi. Cioè l'unico prezzo che non mi ricordo è quello del matitone alla fine. Ma non penso che voi ve lo vogliate comprare. E niente, quindi io taggo tutte voi e sì, niente, rispondetemi. Poi, vi voglio comunicare anche che siamo 62. Ad oggi siamo 62, io ho aperto il canale una settimana fa e siamo una settimana, 2 settimane fa, e siamo 62. Mi piace molto questa cosa, siete tanto caruccia quando mi lasciate i commenti, lasciate patatose. E niente, vi volevo ringraziare e ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao ciao!